quella prova, in quella situazione di vita in cui il Signore ti mette all'improvviso e magari tu come genitore non sei pronto ad accogliere quella croce, ma in quel momento anzi che tu ti arrabbi con Dio, che tu dici ma perché? Ed è proprio in quel momento che il Signore ti dice alzati, rivestiti di luce, io ti sto donando la mia gloria, io ti sto donando il mio amore e il mio cuore. Alzati, rivestiti di luce, è un invito per noi, per Gioiosa, perché come comunità parrocchiale noi riscopriamo attraverso questi ragazzi, i loro educatori, i loro accompagnatori, il vero valore da attribuire a quello che è il dono della sofferenza nella nostra vita. Spesso noi la sofferenza la viviamo come punizione di Dio, come qualcosa in cui Dio quasi ci richiama, e invece no, la sofferenza è un dono e ci insegna il Signore a portare quella croce. È Lui che in primis ci dice io non volevo morire in croce, ma sono morto per amore. Ma prima che per amore, che è assolutamente qualcosa di mieloso, è morto per la nostra cattiveria, non dimentichiamolo. L'Epifania, come sappiamo, è la manifestazione di nostro Signore Gesù Cristo, quindi rendiamo grazie. E dove si manifesta meglio Gesù se non nei piccoli, nei poveri, negli ammalati? È bello farsi dono per gli altri, ma soprattutto essere noi dono per Gesù, con le nostre vite, con le nostre forze e le nostre debolezze. Veramente rendiamo grazie a Dio di questa bella giornata e sempre uniti, come dicevo nell'omelia, possiamo fare così grandi. Questa iniziativa nasce dal un momento di stare insieme ai nostri amici speciali. Lo scopo è quello là di stare nell'aggregazione tra le persone speciali che sono sempre al nostro fianco, che sono sempre nei nostri pensieri, con la comunità che ci accoglie ogni anno in un posto diverso. Diciamo, nella sua grandezza oggi il sacerdote ci ha spiegato delle cose che ci rimarrà, almeno a me mi rimarranno impresse nel cuore, perché ha saputo bene proprio mostrare la sua padronanza sacerdotale, ma veramente ci ha fatto vedere il volto di Gesù, ce l'ha fatto vedere come se ancora non l'avessimo capito, nel volto dei bisognosi, dei nostri fratelli. Questa è una cosa bellissima che io porterò nel cuore. Poi anche per una forma di partecipazione e di condivisione, e attraverso questo percorso che noi portiamo ogni anno, a parte la discesa della Befana, che molto professionalmente i nostri amici SAF ogni anno ci propongono, anche questo percorso per i bambini, vogliamo far sì che sia un percorso mirato a vincere le fobie, è un percorso a mo' di gioco, però ci serve a vincere le fobie. Ma qual è il messaggio che vogliamo dare? È quello di avvicinare le famiglie alle persone in difficoltà. Questo è il messaggio che noi vogliamo fare, perché per far giocare i bambini c'è sempre tempo, ma in questo giorno speciale vogliamo che il messaggio arrivi ai genitori dei bambini cosiddetti normodotati. Una bellissima giornata all'insegna della solidarietà quest'oggi a Gioiosa Ionica, e si sono unite due importanti manifestazioni, quella dell'Unitalsi insieme a ragazzi diversamente abili e accompagnati dai pompieri che hanno allestito questo villaggio per far divertire i bambini con la discesa della Befana, e l'altra iniziativa ormai consolidata che è quella del MASCI, del pranzo dei nonni. Una giornata che ha messo in moto una bella organizzazione che ha coinvolto le diverse realtà associative del territorio e ovviamente, come ha già detto, i pompieri, l'Unitalsi, la parrocchia, e ha animato davvero questa mattinata nel segno della solidarietà e della riflessione del come affrontare questo nuovo anno nella sostanza, senza badare tanto alle apparenze, guardando alla solidarietà quella vera, la capacità di aprire, diciamo, e accogliere al meglio tutti coloro i quali hanno necessità e bisogni particolari. Una comunità non solidale non è una comunità, per cui quello che viene fuori da questa giornata è questo messaggio forte che deve informare tutto l'anno nuovo, non soltanto quindi la capacità di stare insieme ma anche di essere solidari, per cui è una mattinata davvero bella e importante per la nostra Gioiosa.
Cristian, vuoi fare il vigile del fuoco? Lui sì. Adesso abbassiamo la visiera, attenzione. Sì, sì, dai. Mamma mia, che bello! Ok. Il casco. E mo questo me lo metto io, eh? Ma così, va bene, eh?